Allora, Gloria, in una settimana abbiamo fatto debutto, seconda gara oggi con gol. Direi che siamo partiti molto bene. Sì, direi proprio di sì. È difficilissimo per me rientrare perché è il terzo infortunio grave che ho. Però penso che la mia tenacia alla fine mi premi sempre, quindi sono orgogliosa di me, insomma. I tuoi propositi per il futuro prossimo immediato? Tornare al 100% come ero prima di farmi male. Oggi è stata una gara molto intensa, abbiamo avuto delle difficoltà, l'ennesimo purtroppo infortunio dovuto a una distorsione, ad un ginocchio del nostro difensore. Comunque stiamo rimettendo insieme i pezzi degli infortunati che stanno rientrando, stiamo rimettendo a posto la squadra, purtroppo una entra e una esce, ma va bene, insomma faremo fronte anche a questo. Oggi è stata una gara difficile sotto tanti punti di vista, abbiamo trovato un avversario migliorato tantissimo dal punto di vista del carattere, dal punto di vista della tecnica, dal punto di vista dell'impostazione in campo, perciò onore e merito al mister Mirandola che ha fatto un grandissimo lavoro e lo sta completando. E appunto a Venera l'augurio di una buona fine d'anno. Per noi mancano 3 gare alla fine del campionato e vediamo di onorarle nel migliore dei modi. Stringeremo un attimo i denti e andremo a affrontare le prossime gare con lo stesso piglio che ci abbiamo messo sempre e sperando di avere anche un po' più di fortuna. È andata più che bene, essendo che abbiamo giocato con la prima in classifica, direi che un 3-1 a fine partita ci sta tutto, insomma, anche merito anche della mister e merito anche di tutta la squadra che durante la settimana lavoriamo bene e questi sono i risultati che poi arrivano alla domenica. È stata la partita che ci aspettavamo, una partita molto intensa, una partita in cui dovevamo anche soffrire un po', però comunque ho incoraggiato le ragazze a provarci, ad aver coraggio, perché stiamo lavorando tanto, stiamo crescendo ed è ora la domenica, insomma, di tirar fuori le unghie. Credo che si sia visto, insomma, che piano piano anche noi stiamo arrivando. Per il futuro credo e spero che si continuerà a crescere.